Paola Pillitu, candidata sindaco per la lista civica, Pillitu per Castello e sostenuta dall'IDV. Allora, risultati un po' sconfortanti? Sì, direi sconfortanti nel senso del successo dell'amministrazione uscente contro la quale ci siamo candidati in modo molto critico perché, come si è detto, la nostra è stata una campagna elettorale molto breve, durata un mese e mezzo, però noi siamo proprio scesi in campo perché abbiamo visto riproporre il vecchio nella dimensione più negativa per la città e quindi ecco, siamo proprio mossi da questa antitesi e siamo sorpresi che ancora ci sia una maggioranza così forte a vantaggio di questa amministrazione. So che i dati non sono definitivi, siamo al 50% se non sbaglio, però probabilmente rappresentano una proiezione abbastanza veritiera. Si tratta di vedere se qualcuno va al ballottaggio, nel caso mi sembra Sassolini e non noi. Vorrà dire che continueremo la nostra opposizione nel Consiglio Comunale per quello che conta in un sistema maggioritario, le poche voci che l'opposizione rappresenta. Lei era già scesa in campo nel 93 ottenendo tra l'altro una grande, moltissime preferenze arrivando al 46% per l'appunto. Come mai? Cosa è successo? Stavolta non è stata capita la vostra proposta? No, erano altri tempi e noi arrivavamo sul vento dei referendum di Segni e col desiderio di porre fine alla Prima Repubblica, di cambiare l'Italia e di rinnovare, e c'era uno spirito più garibaldino. Questa seconda repubblica non è durata molto, ma insomma mostra la corda e quindi i tempi sono diversi e c'è come dire, una contrapposizione di posizione piuttosto dura. Poi Castello ha avuto, anche noi certo siamo una delle proposte, ma ha avuto una frammentazione discreta che ha voluto dire un'erosione poi reciproca per quello che riguarda le opposizioni. Pensa che inciderà anche in futuro, per quella che sarà la futura amministrazione, questa frammentazione? Le ripeto, in un sistema maggioritario incide poco nel Consiglio Comunale l'opposizione. Probabilmente l'opposizione deve fare appello a una forza morale e di presa sull'opinione pubblica con dei particolari progetti da contrapporre al non fare o al fare male di chi governa, ma il rapporto numerico è un rapporto schiacciante.